saluto da Ciro e bentornati su SpazioGames.it e in questa seconda puntata di Le migliori mod per Fallout 4, la rubrica dove di volta in volta andrò a mostrarvi le migliori creazioni della community dei mod per il campione di cassi Bethesda. A quasi un mese dal lancio deve ancora essere pubblicato il tool ufficiale del Creation Engine che permetterà di rivoltare il gioco fin dalle sue fondamenta. Ma nonostante ciò, i modder non sono stati con le mani in mano, rilasciando una discreta quantità di mod molto interessanti. Tutte scaricabili da Nexus tramite il Nexus Mod Manager, andiamo a vedere le più interessanti di queste ultime settimane. Iniziamo con una delle mod più famose e pubblicizzate. Molte critiche a Fallout 4 sono infatti state rivolte al sistema di dialoghi. Il gioco infatti nelle scelte proposte al giocatore mostra solamente una o due parole che danno un'indicazione decisamente vaga su ciò che il nostro alter ego andrà a dire. La Full Dialogue Interface risolve totalmente questo problema. Installandola potremo infatti vedere l'intera frase che sarà pronunciata dal nostro personaggio. Può sembrare una modifica da poco, ma la fruibilità dei dialoghi e l'immersione ne gioveranno enormemente. Passiamo a due mod dedicate all'ottimizzazione generale del gioco. La Fallout 4 Texture Optimization Project andrà a sostituire le texture base con delle texture decisamente più leggere, anche se a volte molto meno definite. La mod è ovviamente dedicata a coloro che faticano a far girare Fallout e grazie ad essa il gioco è riuscito a girare anche su PC al di sotto di requisiti minimi. Se non volete agire sulla qualità delle texture, potrete invece installare FPS Dynamic Shadows, che agendo sulla distanza di rendering delle ombre in tempo reale, cercherà di stabilizzarvi il gioco sui 60 frame al secondo. Questo pacchetto, infatti, andrà a agire sulla distanza di visualizzazione delle ombre solo quando i frame scenderanno troppo, con un impatto visivo molto ridotto e un grande beneficio in termini di fluidità del titolo. La successiva modifica invece sicuramente non vi aumenterà i frame. La Water Enhancement Texture andrà, come da nome, a sostituire tutte le texture dell'acqua con texture in altissima definizione. Un piccolo passo verso la sostituzione totale delle texture del gioco con una versione in altissima definizione che si vide in Skyrim e probabilmente si vedrà in futuro anche su Fallout. Già ora nel Nexus è possibile trovare molte mod simili che vanno a cambiare texture di erba, rocce o piccoli oggetti. Per il momento vi segnalo questa grazie alla sua qualità e rimaniamo in attesa del pacchettone da 20 giga che darà una bella svecchiata all'impianto grafico del gioco. Un'altra critica a Fallout e in generale a tanti giochi attuali è la scarsa immersività della notte, che spesso risulta talmente illuminata da fonti sconosciute da non mietere quasi angoscia. Darker Night è una mod che sistema la faccenda, installandola di notte vi ritroverete veramente al buio. Può sembrare una banalità, ma non lo è. Se sceglierete l'impostazione buio assoluto, scorgere i nemici nell'oscurità sarà veramente un'impresa. Mirine infrarossi e la luce del P-Boy acquisteranno finalmente un senso e alcune sezioni si avvicineranno molto alla tensione di giochi come Stalker e Metro. La successiva, più che una mod, potrei definirla un cheat. Configurable Power Armor Fusion Core Drain vi permetterà di regolare il consumo dei nuclei di fusione delle armature atomiche. Potrete diminuirlo fino al 99% per rendere la tuta utilizzabile per tutto il corso del gioco. Una modifica che a mio modo di vedere va a rompere completamente il bilanciamento del gioco, ma chi vuole scorazzare per il Commonwealth in armatura atomica anche per andarsi a bere un caffè, ora potrà finalmente farlo. Vi lascio con un pacchetto dedicato a chi adora la componente di gestione e costruzione degli insediamenti. Con Maker Expanded Settlements andrà ad aggiungere un gran numero di oggetti e strutture alla lista di costruzioni. Dalle poltrone ai tavoli, alle stufe, ai muri e ai tetti, insomma, chi ama tirare su megalopoli al posto di piccole baraccopoli, con questa mod potrà finalmente farlo. Questa era l'ultima mod per oggi. Da Ciro per Spazio Games è tutto, un saluto e ad un prossimo video.